macchine vecchie si mette in lavoro, si produce quel lavoro che stanno facendo loro. Prego qua. Queste due macchinette posso? Prego. Stiamo facendo il metallo, proprio i denti di metallo. Se avete scelto il metallo ceramica, queste due macchinette si preparano il metallo. Ok? Quel lavoro che stanno facendo i ragazzi prima di là. Tutto in un laser digitale. Sta pensando. Una stampante 3D. Se avete scelto il zirconio oppure Texon, questa è la macchinetta che sta preparando questi tipi di denti. Qui da questa parte, questa è per metallo ceramica, invece qua Giovanni diceva che qua è per zirconio e Pecton, perché ha scelto questa linea? Ci sono due macchinette, quella più piccola e quella più grande. Questa più grande sta preparando il dente, ci sono due modi diversi. Questo è quello asciugata, questo è umida. Allora, ci sono due tipi di situazioni. Queste due sono altre due macchine che stanno almeno 15 minuti a preparare il dente di zirconio, però se si sintetizza con questa macchinetta che qua esce per esempio a temperatura 900 gradi. Quindi okay, sì, la copertura? La copertura, durità. Viene ricotta la ceramica? Ricotta, sì. No, questo è il zirconio. Ah, ceramica okay, è un'altra zircone, stanza. Okay. Sì. Queste altre due macchine piccole sono per stampare, c'è un altro modo, quello che si fa in gips. Gesso. Quello che si fa in gesso, e queste sono due macchine che si può fare in plastica. È molto più preciso e anche il paziente capisce molto più bene come può essere i suoi denti. Con queste due macchine. Se andiamo avanti. Questa è la fase di preparazione di metallo, si inizia con questo forno, il metallo che appena esce da quelle due macchinette 3D si mette qua in primo forno, poi arriva a 900 gradi il metallo. Questi due sono due sablatori di metallo, qua, questa è una macchinetta in caso che hai fatto un buco si può sudare. Tappare. Chiudere. Sì, questa è una macchinetta che ti risolve il problemino che hai sbagliato, hai fatto un piccolo sbaglio, ti risolve. Avanti. Prego ragazzi. Questa è la sala di ceramica. Eugen. Ciao. Tutto bene? Lavori? Sì. Bravo. Lavoro tutto il giorno. Come? Per asciugare il colore. Per asciugare il colore è più per la ceramica. Okay. Questo è il forno. Questo oppure questo, ci sono due. Sì. Okay. Ma Giovanni, mi fai vedere come scelgono il colore? Dove ci sono i colori? Di qua. Mm-hmm. Ecco, per esempio, questi sono diversi, si inizia da A1 fino a D4. E già se vuoi, dipende, se vuoi bianchi, già ci sono. E se io dovessi fare degli impianti ma ancora i miei denti, come faccio a valutare il colore? In base al colore dei tuoi denti naturali. Il colore dei tuoi denti, se non puoi fare, se
non vuoi tirare fuori i tuoi denti, vuoi... No, beh, certo, no, beh. Si fa in base al tuo colore dei denti che ce l'hai, non puoi scegliere il bianco perché sarà, cioè, sarà diverso. Diverso. Certo, con l'aiuto del medico si capisce qual è il colore più adatto. Ciao Paolo, ciao. Tira fuori. Ciao Vasi. Così si mette vicino al dente, okay, dove c'è la luminosità, perché dipende anche dal sole, per esempio se vai fuori si capisce un tipo di colore, per esempio fai vedere i denti che hanno chi ce l'ha un po' di denti, chi ce l'ha un po' di denti, ma sono finti e non c'entra niente, per far capire, guarda, vedi, ok, sono improvvisati, okay. Era per fare un esempio, grazie. Quindi lo fate qua? Sì, anche i provvisori si fanno, c'è una barra che è lo stesso quel macchine da 3D, si prepara la barra e dopo sopra si mette il plastico. La macchinetta è quella seconda che sta preparando, che sta fresando. Stampa 3D. Si inizia con stampa 3D, la barra. C'è una barra e dopo c'è non c'è nessuno da altre parti. Vedete? Guarda, ci siamo schierati un attimo, solo pagando. La barra significa il chiaraio di metà. Fai vedere qua. Per esempio, questa è una barra, ci sono impianti, questi sono i buchi, questi buchi ci sono i impianti, diciamo, che già ce l'hai in bocca. Sì, la struttura si fa con quella macchinetta 3D, si stampa questo tipo di barra. Su questo tipo di barra si metto i provvisori. Di plastica, la seconda asciugata. Così si mette qua, si mette la gingiva, la si facciamo, e mettono il provvisore. Sì, si fa tutto qua. Se c'è la vista, non c'è adesso in laboratorio, però lui sta facendo questa cosa. Per esempio, questo è un lavoro già... Ecco, questo è lo stesso lavoro, però già con la gingiva. Ok? Però questi sono i provvisori. Sì, questi sono gli impianti. Già con questi impianti si fissa la progettazione. Così, ragazzi. Interessante? Ma quindi non si fa più la cera, non si fa più la cera, la fusione, l'impronta in cera. Si faceva prima l'impronta in cera, poi si faceva il calco in gesso, la fusione. Adesso quello non si fa più. No, si fa come lo si fa. Si fa il lavoro che arriva da noi prima. Tu che fai di qua? Questo non è impronta che ha preso il dottore. Arriva da noi e già noi facciamo in gesso. Oppure facciamo in quelle macchinette di plastica. Ci sono due cellulari rispetto a questo che... Più o meno adesso dividiamo il lavoro già più digitale, perché abbiamo anche il scanner intraorale dove si può prendere subito, si può prendere subito la impronta digitale, cioè anche Andrea. Per esempio quel scanner. Sì, c'è il scanner intraorale che subito intraorale già arriva subito la ragazza che sta preparando. Quindi online già arriva PC. Sì, già piano piano tutto questo diventa digitale. Altre domande? Avete altre domande per Giovanni? Guardate Giovanni, ma qua che sta succedendo? Questa è un'applicazione che si chiama ExoCAD e questa applicazione ci permette di... Ci sono i tecnici che preparano i denti come devono essere. Loro danno la forma del dente. Tutto quello che fa il tecnico su questo programma sarà il nostro risultato del dente che abbiamo finale. Sì. Okay. Ma ogni tecnico qua in laboratorio ha un lavoro diverso, non fanno tutti la stessa cosa? Sì, ci sono diversi, ci sono i ragazzi che lavorano solo su questa applicazione, ci sono i ragazzi che fanno i modelli, ci sono i ragazzi che preparano il metallo, ci sono i ragazzi che preparano il metallo ceramica oppure fa il colore dal zirconio. Ci sono i passi diversi che passano. Però quando arriva un modello si inizia con il modello, dopo dipende che tipo di lavoro avete scelto. Ci sono per esempio per i provvisori, dall'impronta fino a mettere in bocca ci servono più o meno, diciamo, da 3 a 5 giorni, mettiamo così.
però per i definitivi ci serve di più giorni, già arriva a 8-9 giorni. Ecco perché vi chiediamo come minimo 10 giorni di permanenza in clinica. Pronta ieri mattina, sì. È alle 5:30 oggi, provvisori mi mettono tutti i provvisori sopra sotto. Dipende che tipo di lavoro, perché da te è un altro discorso, è un'altra cosa, sì. Ci sono i denti singoli che si mettono sopra, incapsulati, più veloce. Più veloce, sì, si fa. Per esempio questi denti che ti mettono te, è arrivato il modello, hanno scannerizzato, hanno il tecnico ha fatto la forma, c'è la macchinetta che ti presa. Sto già facendo. Sì, subito passa per mettere il colore. Sì, perché non c'è struttura metallo, non c'è niente. Non c'è, no, okay, non okay. È il metallo, non okay. È un'altra cosa. Quanti tecnici lavorano qua in laboratorio? In questo laboratorio adesso siamo su 8 persone. 8 tecnici? Questo piano qua. Sì, sì. Solo questo piccolo girente che abbiamo fatto, sì. Questa stanza. C'è il secondo laboratorio già in clinica, uh-huh. E sono di più. Ah, c'è un altro laboratorio speculare, questo dall'altra parte, uguale. C'è un altro in clinica, sì. Grosso come questo. Sì, più o meno. Più o meno. 10 persone in lavoro, ancora questo. 10? Sì. Un lavoro più di secondo. Qua sono più macchinari, intelligenza artificiale, tutto robotizzato. Diciamo che questo è un laboratorio vecchio stato. Diciamo che questo è un lavoro tecnico, tecnologico. Sì, anche loro macchinari, comunque fanno come male. Questo è laboratorio. Quello è per la clinica, questo è anche per la città. Ah, ok, quindi non solo per la clinica, anche per le altre scelte. Sì, però diciamo, in realtà... E non solo per la clinica, ma anche per questo lavoro di qua, lo potete fare. C'è faccia Puma? Ricostruzione totale per fare. Come? Ricostruzione totale per fare. Ricostruzione totale su impianto sta facendo adesso? Ecco perché diciamo che è molto digitalizzato il nostro laboratorio, lo stanno non è uguale a questo che sta vicino, perché su questo metallo in modo virtuale è fatto una simulazione come deve essere con ceramica, quindi qua c'è la struttura metallica. Com'è? Come ti sembra questo laboratorio? Bello? Ho visto che filmavi prima. Porto via un po' di tecnologia. Vuoi aprire un laboratorio in Italia? Non è il lavoro mio, quindi è la mia curiosità. No, fai bene informarti. Capito? Anche perché la polvere, cioè da una parte la polvere, Bulgari, sto facendo Bulgari, fanno già queste cose. Ma certo, cioè praticamente sta costruendo. Ma ci stai rubando il mestiere? No, però è molto simile al mio lavoro, sì? Perché la cosa è la stessa. Anche noi utilizziamo la microfusione a cera persa. Ok. Adesso viene sostituita a cera persa. Sì. Cioè fate facciamo il prima l'originale, poi facciamo la gomma. Esatto. Poi dalla gomma si fa la cera, sì. Dalla cera si fa il gesso. Sì. Togliamo la cera e coliamo l'oro o l'argento. Okay. Però questo la sostituisce. Qual è? Lavora in Italia. Conosci, sì. Per caso un Gianni Turato? Non dice nulla. No. Uno che lavora 30 anni in laser, questo vecchio collega della Sisma, infatti vende dei laser per marcatura, taglio, saldatura, sì, sì. Tutti questi agenti che la Sisma sta producendo, per gelia. Sì, sì. Ma oggi no, a noi non serve più fare tutti questi passi, perché abbiamo già la possibilità di stampare direttamente la geometria che ci interessa. Posso chiedervi un attimo? Andiamo un attimo di là. Sì, faccio sì. Adesso girati così. Non mi sento a caccia, non te la sai così. Ok ragazzi, questo è stato il... In giro la lezione che volevamo farvi vedere oggi. Sapete che quando siete curiosi e volete vedere il nostro laboratorio basta che mi chiedete, cerco di organizzare
dei gruppi così come ho fatto oggi, vi porteremo qua perché anche qua si fa il suo appuntamento, non possiamo venire quando vogliamo. I ragazzi stanno lavorando, io oggi però già avevo l'appuntamento con Giovanni, ho chiesto ed eccoci che siamo qua, lui è stato disposto a farci il giro e a illustrarci come funziona il nostro laboratorio 3D Smart Dance. È tutto da qua, vi auguro una buona giornata e ci si rivede, ciao!